bentrovati al TG di Toscana TV. Partiamo dalla politica perché emergono i primi dati dall'analisi del voto del 25 settembre. Tante certezze nella vittoria schiacciante di Fratelli d'Italia, ma anche qualche novità e qualche curiosità. Sentiamo Alessio Poggioni. Analisi, commenti, supposizioni. I giorni che seguono le elezioni politiche sono densi di spunti di riflessione che pian piano restituiscono la fotografia sempre più precisa di cosa è accaduto domenica 25 settembre, a partire dai numeri che spiegano come, ad esempio in Toscana, dal 2018 il PD abbia perso in assoluto 140.000 voti, mentre quasi in 500.000 hanno scelto Meloni, nella scorsa tornata erano 78.000. Ma l'ondata blu scuro ha travolto davvero tutti, compresi gli alleati di Lega e Forza Italia. Secondo lo studio dell'Istituto ICSE, ad esempio, confermato dall'elaborazione del centro di ricerca elettorale della LUIS, quasi un elettore su due della Lega, 45% per la precisione, ha scelto Fratelli d'Italia, mentre il 16% si è astenuto. Allo stesso modo, su 100 elettori di Berlusconi nel 2018, solo 33 hanno confermato la scelta, mentre 30 hanno votato Meloni e 19 si sono astenuti. Per questo vaccino, però, su cui si stendevano le mira degli alleati tanto quanto del terzo polo, l'OPA non ha funzionato. Soltanto 7 elettori su 100 hanno scelto Calenda e Renzi e un esiguo 4% Salvini, sintomo che per il cosiddetto elettore moderato era più affidabile Giorgia Meloni rispetto al partito di Pontida. Vale in parte anche per i grillini che, se si sono spostati a destra, hanno scelto il cavallo vincente, ma che in larga parte, 32,6%, ha scelto di non votare. Chi ha lo zoccolo più duro, ovvero gli elettori più fedeli, è sicuramente il Partito Democratico, dove oltre la metà dei votanti del 2018 ha confermato la scelta. In molti però si sono astenuti e un cospicuo 12% ha scelto Azione e Italia Viva. L'analisi prosegue poi sulle categorie di elettori e molte sono le impressioni confermate, come il fatto che gli indigenti abbiano scelto in massa il Movimento 5 Stelle, impressionante in questo senso la vicinanza su base regionale degli elettori pentastellati con i percettori del reddito di cittadinanza, ma in parte anche la Lega. Scelgono invece PD e Terzo Polo coloro che vivono in condizioni più agiate, anche se la maggior parte di loro ha scelto comunque Fratelli d'Italia. Meloni ha vinto anche tra le donne, ma soprattutto nelle fasce d'età dai 45 ai 64 anni. Il PD trova il suo elettore tipo tra i dipendenti pubblici e nella media borghesia, così come tra gli anziani, mentre i giovani, che in larga parte si sono astenuti, hanno scelto Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle o il Terzo Polo, che ha convinto soprattutto i neodiciottenni. In vista della formazione del nuovo governo, la Camera di Commercio, attraverso il suo presidente, Camera di Commercio di Firenze, fa le proprie richieste al nuovo governo. Sentiamo. Mi aspetto innanzitutto una continuità dei programmi, una continuità di processi e procedure che avevamo iniziato, perché in questo momento la discontinuità sarebbe mortale per tutta una serie di processi. In questo momento abbiamo tutti l'emergenza dell'energia, siamo tutti esclusivamente alla ricerca di capire come risolvere il problema dell'energia. Credo che, se possiamo nel nostro piccolo, aiutare tutte le imprese a alimentarsi in maniera autonoma con energie rinnovabili sia un modo migliore perché una Camera di Commercio, insieme a un governo nuovo, possa realizzare degli impianti immediati, veloci, senza burocrazia, perché questo non è permesso. Le imprese fiorentine, in generale toscane, sono poco digitalizzate. La Camera di Commercio di Firenze cerca di correre ai ripari con una serie di incontri e consulenze per le aziende. Chiara Valentini. Il 74% delle 12.915 imprese manifatturiere fiorentine ha una connotazione tecnologica digitale bassa, il 17,8% medio-bassa, solo l'8,2% ce l'ha alta o medio-alta. Le cose vanno ancora peggio a livello toscano, dove le imprese manifatturiere con una digitalizzazione alta o medio-alta è del 7,6%. E sono numeri notevolmente incrementati negli anni della pandemia, quando essere digitali è diventato un obbligo di sopravvivenza. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, ammette il presidente della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi, riferendosi alle molte attività in aiuto gratuito alle imprese sul fronte della digitalizzazione messa in campo negli ultimi anni. L'assioma è semplice: le imprese che vanno bene hanno scelto il digitale, chi non lo ha fatto è andato in molti casi a sparire. La Camera di Commercio cerca quindi di cambiare strategia per andare incontro alle imprese, una serie
serie di incontri da ottobre ad aprile, nei quali presentare esempi di successo, con possibilità di incontri diretti e persino consulenze nelle singole aziende. Cominciamo il 12 ottobre con la Fiorentina, un caso di sviluppo digitale in tema di blockchain, di merchandising del marchio Firenze e Fiorentina. La digitalizzazione, spiegano, non è più ormai l'aprire un sito internet o una pagina social, queste ultime poi vanno usate bene. Digitalizzazione significa anche e-commerce, intelligenza artificiale e tutto quello che permette di trovare anche semplici informazioni su nome, marchio, prodotti a portata di click. C'è poi tutta la questione della cyber security, anche questa affrontata nell'andare incontro alle aziende da parte della Camera di Commercio. I dati a livello nazionale raccontano che il 61% delle falle nella sicurezza avvengono su credenziali in movimento, tutto un mondo in continua evoluzione. La cronaca: sarebbe stata strangolata con un laccio o una corda Anna Maria Burrini, la donna trovata morta ieri sera a Siena. A dare l'allarme sono stati i vicini dopo aver sentito un forte rumore provenire dalla casa. Il cadavere è stato trovato nel letto della donna, non risultano segni di effrazione. Sentiamo il servizio. Strangolata con un laccio o una corda. Così, in attesa della conferma dell'autopsia, sarebbe stata uccisa Anna Maria Burrini, l'81enne, trovata morta ieri sera nella sua casa in Largo Sassetta a Siena. Il cadavere è stato rinvenuto sul letto della camera della donna. Da quanto appreso sulla porta d'ingresso dell'abitazione, così come sulle finestre, non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. Tuttora in corso rilievi della polizia scientifica nell'abitazione, che è stata posta sotto sequestro. I primi risultati degli accertamenti dovrebbero essere disponibili tra stasera e domani. La camera dell'anziana, così come altre stanze della casa, ma non tutte, sono state trovate a soqquadro. Si sta cercando di capire se possono essere stati portati via oggetti di valore o denaro. Al momento gli inquirenti del caso si sta occupando. La squadra mobile, coordinata dal procuratore capo facente funzione Nicola Marini, stanno vagliando tutti i possibili moventi, dal litigio alla rapina. Da capire inoltre se ad agire sia stata una sola o più persone. Si cerca intanto di ricostruire chi frequentava la casa. Da quanto emerso, la donna avrebbe affittato più stanze, sentite al momento circa 10 persone tra vicini e altri inquilini del palazzo e negozianti. Dalle loro testimonianze emerge che l'anziana avrebbe condotto una vita riservata, con pochi contatti con chi abitava nel suo stesso stabile. Il processo per il fallimento CREAF è alle battute finali, oggi l'ultima udienza, ma per fare il punto su questa giornata ci colleghiamo con Nadia Tarantino, che è fuori dal Palazzo di Giustizia di Prato, che ci spiega cosa è emerso in quest'ultima udienza. Nadia, a te. Sì, buonasera Eleonora, buonasera a tutti. Allora, si è conclusa poco fa la 19ª udienza del processo avviato nel 2019 per fare luce sul fallimento del CREAF, il centro di ricerca e alta formazione che è stato dichiarato fallito nel 2016 e che è costato 22 milioni di euro, tutti soldi pubblici, un costo considerevole rispetto al quale il centro non è mai entrato in attività, mai stato inaugurato. Sul banco degli imputati chiamati a rispondere di concorso in bancarotta semplice aggravata ci sono 8 tra politici e amministratori, spiccano i nomi degli ex presidenti della provincia Lamberto Gestri e Matteo Biffoni, attuale sindaco di Prato. Perché sono stati chiamati anche loro? Perché la provincia era socio di maggioranza della società CREAF. Per tutti il pubblico ministero Lorenzo Boscagli ha chiesto le condanne, mentre il pool difensivo invece ovviamente ha chiesto l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, un'alternativa perché non costituisce reato. Non sono mancate le schermaglie oggi nell'udienza dedicata alle repliche e alle controrepliche. Schermaglie che si sono giocate sui tecnicismi della legge fallimentare e delle norme civilistiche che la Procura ha adottato per ancorare le sue accuse e spiegare perché si chiama in causa il socio di maggioranza, a cui si addebita un ruolo preciso, quello di direzione e coordinamento, che si traduce tecnicamente nella influenza dominante in grado di decidere le sorti, i tempi del CREAF.
Il PM ha ribadito che già nel 2011 si sarebbe dovuto approvare un bilancio con criteri di liquidazione anziché di continuità. Questo non è stato fatto neanche negli anni successivi e ha significato un aggravio di un dissesto economico già all'epoca molto pesante. E intanto si è fatto leva anche sulla sentenza di pochi giorni fa della Corte di Cassazione che ha dato ragione al CREAF nel contenzioso con l'Agenzia delle Entrate relativamente alla possibilità di detrarre l'IVA negli anni tra il 2006 e il 2010. Si parla di 700.000 euro, una sentenza che mortifica gli imputati oggi, così hanno detto gli avvocati. In attesa appunto che si prendano le decisioni, tutto è rinviato al 26 ottobre, ci sarà la Camera di Consiglio, poi la sentenza, questo salvo slittamenti che al momento però non sono previsti. Credo che possa bastare, restituisco la linea allo studio. Grazie Nadia, grazie per il tuo lavoro. Proseguiamo con la cronaca, ma restiamo a Prato perché un operaio quarantenne di Prato appunto è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito di un maxi blitz svolto in Italia e all'estero con 38 arrestati. Sentiamo Claudio Vannacci. C'è anche un operaio italiano quarantenne residente a Prato tra le 38 persone arrestate dai carabinieri che dalle prime ore di stamani hanno fatto scattare un maxi blitz tra le province di Trento, Brescia, Vicenza, Mantova, Prato e Bari, oltre che in Belgio e in Olanda. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Trento con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti, compresi quindi i militari del Comando di Prato. L'ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi è nei confronti di 38 persone, 15 marocchine, 8 albanesi, 3 tunisine, 1 algerina, 1 kosovara e 10 italiane, ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico anche internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha permesso di individuare e smantellare due distinte organizzazioni criminali dedite allo spaccio e al traffico di droga. Sono stati salvati dalla Capitaneria di Porto i 14 subacquei, il conduttore della barca che si è rovesciata nel mare dell'isola d'Elba, nello specchio d'acqua antistante il comune di Capo Oliveri, in località Capo Calvo. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, tutti di nazionalità tedesca, i sub e il conduttore della barca, un natante da diporto di circa 8 metri, utilizzato come punto di appoggio per le immersioni di un centro diving. Due le imbarcazioni della Guardia Costiera inviate sul posto, intervenute con l'ausilio di altre unità di supporto del centro diving. La scritta Landini nazista è con accanto il simbolo Novax di una W che fuoriesce da un cerchio vergata con spray di colore rosso è stata trovata questa mattina su una vetrata della sede della CGIL di Scandicci, lo rende noto la stessa CGIL, spiegando di aver sporto subito denuncia. Lunedì era avvenuto un episodio analogo alla sede del sindacato a Montecatini Terme. Siamo scossi, così come sono scossi i lavoratori e le lavoratrici della sede colpita, spiegano Paola Galgani, segretaria generale CGIL Firenze, Mauro Faticanti, coordinatore CGIL Scandicci. Cambiamo argomento, il 30 settembre torna la notte dei ricercatori, una serie di eventi per divulgare la scienza e poi vi raccontiamo una storia particolare nel segno della continuità perché la scienza parla ancora fiorentino. Chiara Valentini. Dimostrazioni, talk, incontri e attività per ragazze e ragazzi, tutte sotto il segno della ricerca scientifica. Torna il 30 settembre la notte dei ricercatori, la Bright Night, evento voluto a livello europeo per avvicinare la popolazione coinvolgendola alla scienza. È la scienza che si mostra ai cittadini per vedere quanto la scienza effettivamente può fare per i cittadini. Io credo che in questo ultimo periodo forse i cittadini si sono resi conto che la scienza effettivamente può dare un contributo importante. Protagonista Firenze, Piazza Santissima Annunziata, dove dalle 17 di venerdì fino alla mezzanotte sarà allestita un'area espositiva in cui i ricercatori dell'università racconteranno i propri progetti. Il Museo degli Innocenti sarà aperto gratuitamente con visite guidate. La sera saranno sul palco insieme a ricercatrici e ricercatori anche alcuni ospiti, tra cui personalità della musica come Piero Pelù e dello sport come Larissa Iapichino.
Sabato 1 ottobre, sempre in ottica scientifica, sarà interamente dedicato ai musei, con visite guidate pensate per l'occasione. Tutte le informazioni sulle iniziative in Toscana per la Bright Night sono su www.bright-night.it. Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, brillavano stelle antiche, antichissime, e la signora delle stelle, dopo Margherita Hack, è di nuovo fiorentina. Si chiama Stefania Salvadori, è ricercatrice di astronomia e astrofisica dell'Università di Firenze e con il suo team ha vinto un finanziamento europeo importante con il progetto Nefertiti, acronimo di Near Field Cosmology Retracing Invisible Times, ma funziona anche come riferimento all'antica regina egizia perché si parla di archeologia astrologica. Quello che fa questo progetto, che si chiama Nefertiti, è andare a studiare l'universo quando era ancora bambino, quindi quando aveva soltanto 1 miliardo di anni, adesso ne ha 13,7, e in particolare mi occupo di studiare le prime stelle e le prime galassie, quindi i primi soli che sono comparsi. Ora, per farlo, poiché si tratta di cose estremamente remote, si utilizza una tecnica particolare che si chiama archeologia stellare, ovvero si studiano le stelle più antiche che possiamo trovare oggi nella nostra Via Lattea e osservare, e attraverso le proprietà di queste stelle si ricostruiscono proprio quelle che dovevano essere le proprietà delle primissime stelle, delle primissime galassie. Insomma, per capire cosa è successo quando si è formato il nostro universo, dobbiamo capire quali erano le proprietà delle prime galassie. Della nostra, al momento, non ne conosciamo del tutto nemmeno l'infanzia. Tranquilli però, il nostro Sole non è destinato a diventare una stella antichissima come quelle che studia Stefania Salvadori. Praticamente l'età delle stelle, cioè quando le stelle muoiono, diciamo, dipende dalla loro massa, e quelle che studiamo noi hanno una massa che è più piccola di quella del Sole, 0,8 volte o al di sotto, e queste possono durare, cioè hanno tempi di vita che sono maggiori dell'età dell'universo. Stefania Salvadori ha studiato all'estero, tornando poi in Italia e mettendo su un team fatto di stranieri e di donne. Due elementi in controtendenza rispetto al mondo scientifico italiano. Vedo che c'è un trend molto positivo perché vedo tantissime donne adesso all'Università di Firenze. Stefania Salvadori parteciperà venerdì sera a un evento nell'ambito della Notte dei Ricercatori in Piazza Santissima Annunziata a Firenze. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione di Ilaria Bugetti che chiede di sollecitare il varo di una procura nazionale sul lavoro. Claudio Vannacci. Creare un pool specializzato di magistrati riuniti in una procura nazionale del lavoro per fare fronte in modo sempre più efficace alle ipotesi di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E questo quanto chiede la mozione presentata in Consiglio regionale da Ilaria Bugetti e approvata dall'Assemblea, che impegna così la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento. È un pezzo che completerebbe un quadro dove la Regione Toscana è sicuramente avanti rispetto ad altre regioni. Mi viene in mente la legge 28 del 2019, che è la legge che istituisce le forme di collaborazione interistituzionale per la sicurezza dei luoghi di lavoro, prevedendo anche la formazione peraltro dell'imprenditoria. La Regione Toscana del resto è da sempre impegnata sui temi della sicurezza negli ambienti di lavoro. Basti pensare al progetto Lavoro Sicuro, che in Toscana rappresenta una solida base di partenza che con l'istituzione di una procura nazionale troverebbe una sponda fondamentale sul piano investigativo e giuridico. Che questo per la Regione Toscana costituirebbe di rafforzare presso i nostri tribunali dei pool di magistrati che abbiano delle competenze specifiche, quindi di poter agire in maniera tempestiva, di poter dare formazione e quindi di poter rafforzare dei presidi che possono essere più capillari per non solo intervenire quando ci sono le tragedie, ma soprattutto fare prevenzione. E ora andiamo nell'Aretino, dove la vecchia Filanda vola nello spazio. Il servizio. Dalla Svezia a Pieva Presciano per progettare i droni aerospaziali guidati direttamente dall'uomo, il futuro è già qui e prende corpo proprio in una vecchia struttura produttiva che nel secolo scorso lavorava la seta. Dalla Filanda allo spazio il passo è enorme, ma quello che stanno realizzando nella frazione del comune di Laterina Pergine è qualcosa di straordinario, che ci proietta in una dimensione che nemmeno chi aveva sceneggiato Star Trek se lo poteva immaginare. Dalla Svezia è stato scelto questo piccolo angolo della Toscana per mettere
in atto un progetto nato nei meandri della Fiera della Tecnologia di Parigi ed arrivato fino nella nostra provincia. Il protagonista di questa vicenda tutta da scoprire è lo svedese Peter Terström, che ha progettato il mezzo con il polacco Thomas Patan. Sono loro gli ideatori di questi taxi volanti che potranno realizzare e rivoluzionare il sistema dei trasporti in futuro. Il drone si chiama One e ha l'aria di essere uno scooter aereo che va a batteria, 80 kg di peso, 4 rotori, velocità plausibile di 100 km all'ora. Al momento non c'è bisogno di patentini per volare, basta che ci si limiti ad un'area privata. In futuro, se entreranno in uso comune, dovranno avere una regolamentazione ben precisa. Il costo del velivolo monta 90.000 euro. Nella vecchia Finlandia la seta serviva anche per costruire i paracadute. Il futuro è già presente, la provincia di Arezzo è già all'avanguardia. Semplicemente Ugo, una grande festa a Firenze insieme a Ricchi e Gianmarco Tognazzi, una giornata dedicata al grande attore tra aneddoti, cinema e gusto. Caterina Gonnelli. Tutto esaurito per Semplicemente Ugo, Firenze, la cucina, i film, le zingarate da Casa Artusi a Casa Tognazzi, la rete italiana delle case della memoria. L'evento dedicato a Ugo Tognazzi in occasione del centenario della sua nascita tra cultura, cinema, cucina e ricordi. Un'iniziativa ospitata all'Istituto degli Innocenti e promossa dall'Associazione Nazionale Case della Memoria, che ha nella sua rete sia la casa di Ugo Tognazzi a Velletri che quella di Pellegrino Artusi a Forlimpopoli. Abbiamo pensato che era giusto portare Ugo proprio in una città che l'ha visto recitare in un film che è diventato un cult. Mattatori della serata, Ricchi e Gianmarco Tognazzi. È un legame con il territorio anche della Toscana, che non solo attraverso amici miei, però insomma attraverso proprio l'amore sempre che i toscani e la Toscana hanno avuto nei confronti di Ugo e in questo caso del Conte Mascetti, insomma ci fa molto felice, quindi mi piace ringraziare Marco Capaccioli, Adriano Rigoli, il circuito delle case della memoria, che anche per il discorso della casa museo hanno voluto fare in modo che anche Firenze potesse omaggiare 100 anni di Ugo. Oltre a presentare un libro a lui dedicato, hanno raccontato al pubblico tanti divertenti aneddoti su Ugo, il padre, all'interno della loro grande famiglia allargata, l'attore poliedrico, il cuoco che preparava grandi cene per i suoi amici. Del legame con Firenze ha parlato Ricchi Tognazzi, autore di un documentario a lui dedicato. Gli amici, tanti interessi qui, e poi la cucina, poi con Monicelli facevano, ingannavano i ristoratori e si facevano dare un assaggio di preziosissimi fagioli, avevano millantato che c'era una gara per scoprire chi aveva il fagiolo migliore della città. E ora sempre con Caterina Gonnelli scopriamo la leggenda della Berta, volto di pietra all'ombra del Duomo di Firenze, leggenda legata al mese di settembre. Firenze, settembre 1327. L'astronomo cecco d'Ascoli, condannato per aver detto cose non troppo carine sul conto della futura regina Giovanna la Pazza, stava per essere condotto a rogo tra la gente accorsa in strada e affacciata ai balconi per non perdere l'evento. Giunto davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore, all'angolo con via dei Cerretani, il condannato chiese dell'acqua, ma la Berta, sportasi dalla torre in cui si trova, esortò le guardie a non farlo, chiamandolo alchimista. Secondo l'antica tradizione, gli alchimisti avevano il potere di comunicare con il diavolo, proprio attraverso l'acqua. Per paura che il Dascoli potesse in questo modo salvarsi la vita, le guardie decisero di seguire il consiglio della donna. Su tutte le furie per l'ennesimo torto subito, il prigioniero le lanciò un sortilegio urlandole: «Tu non leverai più la testa da quel pertugio!» E così fu. Ancora oggi, la testa pietrificata della Berta sporge da una piccola fenditura della torre campanaria della chiesa di Santa Maria Maggiore, incastrata tra i mattoni, in attesa di essere liberata dal maleficio. Difficilmente viene notata, ma chi conosce questa leggenda non potrà fare a meno di stare qualche secondo con il naso all'insù per cercare di vederla.
La serata su Toscana TV prosegue alle 21:15 con il film Prima dell'Uragano. Grazie per averci seguito, buona serata.